Ormai è un anno che faccio lo youtuber a tempo pieno, ma i computer sono rimasti quelli del lavoro precedente, quindi forse è meglio se faccio un aggiornamento. Mila iscritti! Oh, ma si scherza davvero? Bentornati nel bunker di MVVblog. Allora, con 90.000 iscritti mi è venuto da pensare, magari sarà meglio che aggiorni un pochino i computer con i quali faccio i video, perché insomma, voglio dire, sono rimasto un po' indietro. È passato circa un anno da quando ho messo insieme la workstation con la quale lavoro ora, fatta tutta con pezzi recuperati da roba che mi era stata donata in uno dei tanti video di dumpster diving che avete visto. Ma poi in seguito con la posta mi era arrivata questa scheda madre qui con una CPU particolare, un Oxeon Engineering Sample, ovvero una di quelle CPU che non si trovano in vendita, ma vengono date agli ingegneri per fare tutte le prove del caso e vedere se le CPU hanno qualche problema prima di andare in produzione. Allora, nella mia ultima live avevo appunto accennato che dovevo comprare la RAM DDR4 per questa scheda madre. E qui è entrato subito in gioco Marco Verdoliva, del canale VM Hardware, che mi ha detto: "Guarda Marco, non comprare nulla perché ti ho spedito un pacco." Vediamolo in questo pacco cosa c'è dentro. Oh, cos'è? Ora si sarà rotto di sicuro, eh. Cioè, vabbè, dai, sto scherzando. Comunque, a parte gli scherzi, ora io qui dentro non ho la più pallida idea di cosa ci sia. So solo che c'è una RAM DDR4. Il resto non ho idea, non mi ha voluto dire niente, Marco. Quindi, vediamo subito che cacchio c'è dentro. Sono mega, ultra, super curioso. Che roba è? Boia, cos'è sto coso? Bestiale, che roba è? Questo è un robone colossale, che roba è questa qui? Oddio, aspetta che c'è anche un foglio. Ciao Marco, nella tua ultima live ho sentito che sei alla ricerca di un nuovo PC. Ho pensato che questo potrebbe farti comodo. Un saluto affettuoso, Marco Verdoliva. CPU Ryzen 5, 5600, 16 GB di RAM, Mobo, dissipatore CPU. Mi dispiace, ma anche il disco! Ma che ti dispiace, Marco? Ma siamo matti! Questa è una roba da manicomio totale! C'è un computer intero! No! Come ce lo levo di qui ora io? No, non ci credo! Ma che, è già anche montato, è tutto bello pronto così? Questo non mi era mai successo. Cioè, mi è successo veramente di tutto in questo canale. Cioè, un Ryzen 5, bello che pronto così? No! No! No, 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 no! Dai, aspetta, aspetta, aspetta! Dai, ma dai! Ma non ci si crede! No, no! No! Oddio! Ma che siamo matti veramente? Ma non ci posso mica credere! Non ho parole! No, non ci credo, non c'ho parole veramente! No, non ci posso mica credere! Non ci credo! No, non ci credo, De! Aspetta, da che parte va messo? Dio, sì! Questo è il sopra! Ok, è così! De! Teo, computer bello che è pronto! Non ci posso credere. Deh, iscrivetevi tutti al canale MV Hardware subito di volata proprio, perché tutti i prossimi video che vedrete su questo canale saranno fatti con questo computer, ovviamente, perché questo è il computer più potente che ho. E ovviamente vado a prendere un monitor, così lo collego, vediamo come si accende. Ok, vediamo che succede se l'accendo. Oh, è un RGB. No. RGB, guarda là. No, questo va a 3 milioni di FPS. MIT. Massachusetts Institute of Technology. Advanced Frequency Settings. Advanced su, advanced giù. CPU a 3 GHz e 7. Memoria 16 GB. Madonna, che figata! Allora, quello che sto utilizzando io ora, tanto per capirci, è l'Intercore i7 3770K, che ha un CPU Mark di 6436. Quello che volevo montare con la CPU Engineering Sample, che è un Intel Xeon E5 1650V3, ha un CPU Mark di 10379, quindi quasi il doppio. Questo Ryzen 5 invece ha un CPU Mark di 22154, cioè è quasi 4 volte più veloce di quello che sto usando ora. Ok, ora però questa cosa mi incasina tutto. È perché io mi ero fatto un film e ora invece è tutta un'altra faccenda e...
Di sicuro questo case non lo posso usare perché non ci si può mettere dentro hard disk, lettori CD, non ci si può mettere niente. Però non lo posso nemmeno smontare di qui e metterlo dentro in quello in cui... Cacchio, ora però c'ho anche una scheda grafica in più e la posso usare per fare le dirette. E devo fare un rimestio di computer. Allora, questo qui lo smonto. Prendo la seconda postazione su cui lavoro, che è un i7, e lo fiondo qui dentro, senza scheda video. La 1660 Super la monto sul Ryzen. La 1650 che è qui dentro la monto su questa qui se funziona. Poi prendo il case di questo computer che ho qui dietro e ci monto dentro il Ryzen. Questo invece lo monto nel case dell'i7 che ho smontato all'inizio con la 1650 e lo metto qui dietro e ci faccio le dirette. Non ci ho capito una sega, comunque più o meno farò così. Comunque ora, siccome è uscito Windows 11, è il momento finalmente di installare Windows 10. Però bisogna che mi crei una ISO apposta tutta smanettata come cavolo mi pare a me per poterla installare al volo su tutti i computer e ora mi tocca. C'è poco da fare, bisogna che faccia sta cosa. Allora, ho installato Windows 10 su un server qui sotto che è blindato dalla rete, l'ho customizzato come mi è parso a me togliendo tutto il troiaio che c'è dentro e ora da questa installazione voglio creare un file ISO di installazione per fare l'installazione di Windows 10 su tutti i computer già customizzato e bello pulito. E per farlo la prima cosa è riavviare il computer dalla chiavetta di installazione. Una volta avviata l'installazione si preme maiuscola F10 e si apre una finestra linea di comando e qui si scrive disk part invio list vol. E qui abbiamo la lista di tutti i dischi. Il disco di sistema è il disco C, ma poteva anche essere il disco D. Infatti qua giù le lettere non corrispondono sempre a come le vediamo nel sistema operativo. E il disco dati è il disco D. Noi dobbiamo copiare il disco C. Exit DISM flash capture image flash image file 2. E qui inseriamo il disco dove salvare l'immagine di Windows D 2. Flash backflash install win il nome dell'immagine flash capture disk 2. E qui inseriamo il disco di cui dobbiamo fare l'immagine C 2. Backslash flash scratch disk 2. Qui inseriamo il disco dove DISM va a mettere i suoi file, che può essere tranquillamente di nome. E qui inseriamo il nome della distribuzione Windows che vogliamo creare. Windows 10 Fava Pro MWVBlog Compress Maximum Check Integrity Verify Votable. A posto. Se ho scritto tutto giusto, basta dare invio e non va un cazzo. Ho sbagliato. Scratch dir. Perfetto, e ora sto creando l'immagine del disco con la quale poi creerò l'installazione di Windows. Ok, ha funzionato, resetto il computer e rientro dentro Windows e faccio l'ultimo passaggio. Quindi a questo punto nel disco D abbiamo la nostra immagine di Windows. Ora creo una cartella dove piazzare tutti i file di installazione. Vado nella chiavetta di installazione, copio tutto e lo butto di qua, dentro ISOFile. A questo punto prendo l'immagine che ho creato e la copio dentro Source e vado a sostituire l'immagine che è compresa nella chiavetta di installazione. A questo punto lancio il Deployment ed Imaging Tool ed inserisco questa linea di comando con la quale vado a creare la mia ISO. Non ve la sto a spiegare tutta perché è un po' complicata, l'importante è che vado a pescare l'installazione dove ho messo ora tutti i file. Enter. E ora sta creando l'installazione di Windows 10 con tutte le modifiche che ho già apportato al sistema. Comunque non è così semplice, ma nella descrizione del video c'è un link con tutto il tutorial. A questo punto devo solo flashare la ISO che ho creato dentro la chiavetta USB con Rufus. E teoricamente dovrebbe funzionare. Ok, allora ora qui dentro non c'è il disco fisso, ma io ce n'ho uno che me lo mandarono sempre con la posta di MWVBlog. Un NVMNVMNNVMNE. Eccolo qui, dovrebbe essere un Samsung, non lo so, ci avevo messo questa letta di raffreddamento. Sì, è un Samsung e dovrebbe essere da 128 GB. Allora, prima di installare il disco, tocco la massa. Così ho lo stesso potenziale del computer, poi vado a prendere il disco e ce lo infilo dentro, vediamo più che altro se ci va. Sembra proprio di sì. Buono sto acciavite di merda! Vediamo un po', sopra ci va anche la letta di raffreddamento. Olè, vai! Se tutto il video devo smoccolare così, chi ci arriva in fondo? Vediamo se lo riconosce. Sembra di sì, perché non parte. Proviamo ad installarci la mia versione di Windows 10. Tac! Vai, è partito! Sì! Allora, Italia, next, installa. La licenza dopo. Accetto tutto. Dovrebbe fare tutto per cavoli suoi ora. Dovrebbe aver già fatto, se non sta ripartendo dalla chiavetta un'altra volta. Eccolo! Non ci credo! Ha funzionato al primo colpo! Me l'ha installato in 10 secondi! E questo è già tutto bello che pronto, eh! E il disco è un Samsung MZVLW128HEGR000L1. Oh, con tutto questo popò di nome sarà buono.
Io volo! 1500! Non ci si crede! 1700 megabyte al secondo! Di più, di più! Mi inchino alla scienza! Una linea retta a quasi 2000 megabyte al secondo! Che godimento! Allora, a questo punto, prima di stare a smontare questo qui, bisogna vedere anche se funziona questo qua! Ecco, qui non si sa proprio dove vada a finire, perché ho comprato questo dissipatore, l'ho pagato 25 euro, spero che vada bene. Ho comprato anche la RAM, perché non la volevo togliere dall'altro computer. E chi lo sa se questa scheda madre qui supporta la CPU Engineering Sample. E chi lo sa anche se ci va questo sopra. Vediamolo questo Cooler Master. Qui sopra ci dovrebbero essere tutti gli accessori per poterlo montare su diverse tipologie di scheda madre. E questo è il dissipatore vero e proprio, che mi sembra anche belloccio a dire la verità. Guarda là che bestia. Istruzioni d'uso. Capito tutto. Quindi questo qui va infilato qui e poi va infilato qua. Il dissipatore ce l'ho montato, ora ci va messa la RAM. Questa è identica a quella che è sul Ryzen, così se tante volte qui non funziona la metto di là. Ora mi serve un alimentatore e qui c'è un pacco che mi ha spedito Falco 75. Non l'ho ancora mai aperto perché lo tenevo buono per un video di computer. Vediamo cosa c'è dentro. Ganzo, questo qui sembra l'alimentatore di un server. Però c'ha la presa ATX, quindi un alimentatore normale. Beh, ostia bello questo qui. Thermal Take. Condensatori scoppiati dentro, non ne vedo. Poi ce n'è uno piccolino. Poi c'è AX Power. Oddio che puzza di bruciato. Mamma mia. No, questo mi sa che non è il caso di utilizzarlo, perché sapendo come Falco 75 tratta gli alimentatori, questo mi sa che è proprio fuso. Allora, come alimentatore provo a usare questo. E come scheda grafica la GT710. Oh, qui si è acceso. Questo è partito, la ventolina è partita. Non succede niente. Nisba, non funziona. Reset. Questo che cazzo di roba è? Nulla. Proviamo con questa scheda grafica qui. Non succede proprio nulla. Nessun ingresso video. Che cazzo si fa a selezionare qui la fava della sua mamma maledetta? Ma guarda là. Oh, ma che lingua. Ma perché non ci fanno tasti della mia fava gigante? Oh. Niente. Boh, è strano, però. Provo con un altro alimentatore, vediamo un po'. La ventola parte, ma non si vede un cazzo nulla. Riproviamo. È partito! Funziona! Non ci credo, funziona! No. Funziona anche con quell'altro alimentatore. Allora non è l'alimentatore, era solo la memoria, l'avevo messa nel posto sbagliato. Metto la chiavetta di installazione e vediamo. Partito! È partita l'installazione! Ta-da! Windows 10 installato! Questa CPU ha il moltiplicatore sbloccato, quindi si può far andare a qualsiasi frequenza si voglia finché praticamente non esplode. Comunque io per il momento non lo faccio. E quindi ora posso passare al rimestio di tutti i computer. Quindi ora devo prendere tutto il computer che è qui e metterlo al posto di questo qua. In questo case posso mettere un sacco di hard disk e qui posso mettere letture di smart card, BD-ROM, masterizzatori. L'unico problema è il radiatore della CPU, perché di qua non ci sarebbe il posto, ma pensavo di metterlo qui. Quindi, devo togliere tutto. Oh, la vedo dura. Oddio, che è sto casino. Oddio, mi si sono staccati tutti i fili, ora sono a sega dove erano attaccati. Ho dovuto smontare tutte le ventole perché la scheda madre che vado a mettere qui dentro non ha l'attacco per pilotare la centralina RGB, quindi queste qui non funzionerebbero. Però non è che lo posso lasciare senza ventole, quindi ho preso queste. Queste costano una trentina di euro e sono 5 ed hanno la centralina col telecomando, quindi non c'è bisogno che la scheda madre abbia nessun collegamento.
Allora, primo rimestio, levo l'i7 dalla mia seconda postazione di lavoro e ci infilo dentro lo Xeon. Non ci ho montato dentro la 1650 come volevo fare, perché in seguito questo diventerà la mia seconda postazione di lavoro, e l'i7 che uso come prima postazione lo metterò qui nel bunker per fare le dirette. Vediamo se funziona. Se è acceso, è già segno buono. Non si vede niente, niente, non parte, nessun segnale. Maremma assassina maledetta. Riproviamo. Vai, ok, funziona. Oh. Poi, secondo rimestio, metto l'i7 dentro il case da gaming. Questo computer non lo userò io, ma lo userà mia figlia. E ci ho messo dentro anche una scheda grafica, che va benissimo per giocare su Roblox. E l'effetto finale con le ventole colorate è veramente bello. Ok, e ora la parte più importante, devo mettere il Ryzen 5 qui dentro. Intanto qui davanti ci voglio mettere un lettore di smart card USB 3, così finalmente non ci starò 450 anni a leggere le schede di memoria della telecamera. Poi ci va il masterizzatore e il lettore Blu-ray. Ma il casino più grosso è infilarci dentro il computer, perché questo qui andrà messo qua. Qua non c'entra, ci va l'alimentatore. L'ho fermato qui. Però ci sta, dai. Alla fine il montaggio non è male, anzi, direi che ci sta proprio bene. L'aria viene buttata dentro da lì, passa da qui, passa di qui e esce da davanti. E pensavo di mettere un'altra ventola qua. E qui ci metto l'SSD da 480 GB. Come scheda grafica ci ho messo la 1660 Super, poi qua giù accanto c'è un controller SCSI. Il computer funziona e qui ho collegato questi quattro dischi SATA con il controller SCSI qua dentro. Il casino è che non riesco a entrare nello SMOR, ovvero il menu di impostazione della scheda SCSI. Non c'è versi, non riesco a trovare il sistema. SMOR missing. Dovrebbe apparire il menu. Niente, parte direttamente Windows. Maremma. Teoricamente ci potrei entrare anche da qua, ma nonostante che abbia installato tutti i driver, non trova la scheda SCSI lo stesso. Cioè, non c'è versi. Dove cacchio è questo SMOR? LAN, controller, PCI, HD, LED, FAVA, cazzi. Dai, entra nello SMOR. Control A, Control A, Control A, Control A, Control A. Vaffanculo. Ma come non c'è lo SMOR? Dov'è lo SMOR? Buonasera e benvenuti a questo nuovo episodio di Super Quark, dove parleremo dello SMOR. Cercheremo di spiegare veramente che cos'è questo SMOR. Oh, ma la fai finita? Oh, ma chi sei? Piero Angela? Lo SMOR, do USMOR. Sì, lo SMOR, per avere do USMOR. E tocchi la massa, c'è sta massa? I cacciaviti da merda, i cacciaviti. Sta cazzo da massa, do. La massa e spaccano tutto questo. Oh, ma c'è un casino, do. Finito! È venuto molto bene, devo dire. Peccato che le ventole illuminate da fuori non si vedranno, però comunque l'interno è veramente venuto bene, non me l'aspettavo. E al posto del controller SCSI ho montato la 1650, così la potrò utilizzare per fare i rendering insieme alla 1660 Super. Da questa parte del case c'è posto per altri 4 hard disk e non avrò il RAID 5, però... La volevo anch'io la ventolina colorata davanti, ecco, uffa. Cioè, è venuta una bomba, è venuta una bomba. Questa è una workstation con i contro c***i. Beh ragazzi, cosa posso dire? Un episodio mitico. Finalmente ho una workstation veramente come si deve. Non sarà la più potente della terra, ma rispetto ai computer che ho utilizzato finora per fare i miei video, con questa di sicuro faccio 4 volte prima. Infatti vi faccio vedere un piccolo test che ho fatto così al volo e state guardando proprio il render di questo video. Sopra sul vecchio i3 di terza generazione che ho utilizzato finora e sotto su questo nuovo Ryzen 5. Non c'è assolutamente confronto. Ma prima di chiudere questo video è importantissimo vedere un videogioco su questo computer come va. E io direi subito di giocare. Schifoso maledetto. Vado Spencer. No, troppo bello. No. Fermo. Vai, vai, quello è bello grosso. Vieni giù in terra, Dio buono. Vai. Sì, botte. Ma perché mi pigliano tutti a cazzotti in questo video? Restate sani.